Buonasera tubature verdi piene di schifo, sono Nolan e questo è Mario Bros. Del 1983 per Nintendo. Volevo fare questo gioco perché non ci ho mai messo le mani in vita mia, però di fatto questo è il primo vero originale gioco di Super Mario, o meglio di Mario, visto che tutti ce lo ricordiamo come Super Mario perché è il gioco che l'ha reso famoso a livello internazionale, fino a poi portare fino a oltre 300 titoli col suo nome, è stato appunto Super Mario Bros. Super Mario Bros. Che però è stato un seguito di questo. Volendo dire la verità, il personaggio di Mario è stato inventato molto prima, è stato inventato con la saga di Donkey Kong, nel quale però era un personaggio, era il cattivo, era colui che teneva in gabbia Donkey Kong, era colui dal quale dovevamo scappare. Il personaggio però è stato rielaborato nel tempo e non è stato neanche particolarmente difficile dal momento che ai tempi di Donkey Kong il personaggio non aveva neanche un nome, o meglio ce l'aveva, ma si chiamava Jumpman o qualcosa del genere. Era un personaggio collaterale, era un personaggio cattivo e relativamente inutile. Resta il fatto che lo sprite, l'immagine del personaggio è stata riutilizzata e la lore del personaggio è stata ampliata al punto tale da renderlo quello che tutti noi conosciamo. Questo gioco in particolare è poco più di un minigame secondo gli standard attuali, è divertente e mette le basi per quelli che sono gli standard di tutto ciò che conosciamo dell'universo di Mario Bros. Ma non siamo ancora nel Koopa Kingdom, o come cavolo si chiama. E questo è un piccolo elemento che per me rende la cosa molto più interessante. Ovvero, a livello di lore, questo è il primo gioco in cui sappiamo che il suo nome è Mario. Questo è il primo gioco in cui sappiamo che sono idraulici, o meglio, sono stati resi idraulici lui e il fratello. E sì, questo è il primo gioco in cui viene introdotto anche Luigi per offrire la possibilità di creare del gameplay a due giocatori. E di fatto altro non era che letteralmente la stessa immagine del personaggio, però con i colori cambiati. E la verità è che però qua siamo nelle fogne di New York, perché a quanto pare le fognature di New York sono state invase da ogni tipo di schifo, comprese tartarughe. Io sapevo degli alligatori al massimo, ma le tartarughe no. E sta a noi e a nostro fratello andare a sgombrare l'area, quindi facciamoci un giretto. Via. Ok, questa è l'introduzione che ci spiega come avere a che fare col primo tipo di nemico, ovvero gli Shell Creeper. Tartarughe, insomma. Perfetto, allora questo è tutto il nostro livello. Noi possiamo saltare. Come cavolo si saltava, però? Ecco così. E da sotto, toccando le tartarughe da sotto, le rovesciamo e abbiamo qualche secondo per toccarle per poi, quindi, insomma, farle crepare, insomma. Hep! Mancata. Toccando il POW qua sotto possiamo praticamente uccidere tutto ciò che c'è sullo schermo. Ho fatto una cazzata. Ah, vieni qua. Ogni quadro ha un numero prestabilito di tartarughe da uccidere, queste vanno più veloce. E valgono probabilmente anche più punti. Quindi, fine del primo livello. Non possiamo saltare attraverso le piattaforme, però possiamo saltare attraverso gli angoli, per così dire. Ho fatto una cazzata, adesso quella mi si rigira, lo so! Oh, ho fatto giusto in tempo. Ah. Ok. No. Ok. Adesso quella si rialza e si incazza. Peccato che non hanno mantenuto quell'animazione nel Super Mario originale, perché è veramente carina, sì. La tartaruga esce dal guscio, si rialza, fa tipo. Si riprende casa sua e sempre più arrabbiata riparte e comincia a correre. Ok. No! Quella è un'infamata, gioco. Quella è un'infamata. Ok. Quanta gente ci. Ah, ok, se li colpisco due volte si rialzano. Bene. Vieni qua. Tra l'altro, quanti soldi che butta la gente nelle fognature, voglio dire, no? Oh no! Ok, no, 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 no. Vabbè, io prendo il POW, affanculo. Ah ah ah! Fase 4! È cambiato il livello. Ah, è a tempo, devo prendere tutti i soldi. Ce la farò mai a prendere tutti i soldi. Sbrigati. Ah. Gioco, non mi devi mettere ansia con queste cose, però, non è carino. Ah, ho preso 800, no bonus. Un nuovo nemico, Sidestepper, è un granchio. Quindi devo colpirlo due volte e poi dargli un calcio. Va bene, ce la posso fare. No, aspetta, eh.
E uno, e no, no, si è incazzato ancora di più, però. E uno, e dai, però, porcaccia la miseria. Ah, ce la posso fare, vieni qua, eh. Ok. No, e gli hanno dato uno di troppo. Pam pam pam. Mi piace tantissimo il fatto che mentre cammina parte la musichetta. Fa tipo una serie di note che però fa una melodietta, però quando ti fermi la melodia si ferma. Game B non so cosa abbia in particolare. Cioè l'avevo anche provato prima, tipo, sembra tipo un po' più difficile. Non lo so, non lo so, non mi interessa. Ho delle tartarughe da ammazzare, non rompete le scatole. Allora. E hop, l'ho mancato. Ok. Entrano nei tubi, tra l'altro, e riescono da altri tubi. Quindi è tutto collegato. Ok. Presa. Ok. È il primo quadro. È andato. Ah, fammi vedere se. Vieni qua. Voilà. Tra l'altro, poco fa, perché avevo visto un video ieri sera su questo gioco. No, rimbalzano contro le monete. Ma dai, va bene. Ho visto un video ieri sera su questo gioco, ma era la versione per Atari 2600, che di grafica è molto inferiore. Giova notare che. Sì, perché devo dire almeno una volta al video, giova notare, no? Ah, non avrei dovuto farlo quel discorso ieri sera in chiamata su Skype. Adesso sarò ancora più paranoico rispetto a quello che dico e quello che faccio. Tra le altre cose, le maniche le ho già alzate. Così non devo pormi il problema di quando lo farò nel video. Cazzate a parte, stavo guardando un video ieri sera appunto su questo gioco qua, ed era quello su Atari 2600, e non lo so, voglio farvi vedere anche quello, però è molto più sgradevole, permettetemi la definizione, ovviamente a livello di colori, a livello di ciò che viene permesso di fare durante il gioco, è diciamo, molto meno, mannaggia. Gli stura lavandini, no? Ah! No, ricomincio, ricomincio perché non si può fare così, no, no. Allora, aspetta. Lo so, parti. Vai. Premo, sì, muoviti. Io perdo tempo a di cazzate, no? Vai, parti? Parti! Ok, adesso si fa lo speedrun epico, totale, incredibile, proprio di quelli che non avete mai visto gente giocare così bene nella vita, ma niente proprio. Ok, è andato dall'altra parte. Vieni qua! Non ti cago, tu vai troppo veloce e mi metti paura. Vieni qua. Maledetto. Ah. Adesso c'è il mago Merlino che mi lancia le palle di fuoco, vieni qua. Muori! Ah, fine primo livello. È la versione per Atari, l'ho provata prima di questa e ve la voglio far vedere prima o poi perché è abbastanza incredibile, insomma. Le possibilità che offriva erano le stesse, però ovviamente era tutto una spanna sotto. Era tutto. Era. Allora. Sì che mi manca poco, dai che mi manca poco. Vuoi arrivare al quadro coi granchi? Non ho capito, questa ha visto. ha visto morire una sua amica, si è incazzata, è diventata rossa e ha iniziato a correre. Cioè. No! Eppa, ok. Ti prego, fammi andare al quadro coi co. Ecco, adesso devo arrivare a questo quadro qua, e adesso. Non è neanche questo quadro. Cos'era il quarto quadro, quello coi granchi? Mannaggia, vabbè. Va bene. Venite di qua che vi. Tu cosa ci fai qui? Ok. Quante tartarughe devo uccidere? Pow! No, fatemi fare il pow. Ok, pow. Ho fatto il pow. Adesso, no, adesso questa torna indietro, però non so se. Questa si rialza. Va bene. Questa si rialza ed è tutta arrabbiata e colorata. Quanto ci vuole a finire questo quadro? Mori. Ok? E siamo al quadro coi granchi. No, siamo al quadro con le monete, me l'ero scordato questo. Spicciati! 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 Tanto lo so che mi dirai no bonus perché sei stronzo gioco, no? Ci ha perso tempo. Di poco, mannaggia, vabbè.
800? No bonus, because fuck you, that's why. Sidestep lo conosciamo. E lo andiamo. È vero? Porco il. Il Giampiero. Adesso questo è arrabbiato. La farò ucciderne uno. Uno solo. L'ho rialzato! L'ho rialzato. Mannaggia. Se ciao. Va bene. Ultima vita e chi si è visto si è visto. Muori. Oh. Perché l'ho colpito una volta sola questo ed è morto? Vabbè. Ok. Vieni qua. E uno. E quest'altro anche. E ti riprendo di qua, ti riprendo di qua. Vabbè, tanto vi girate da quell'altra parte tutti quanti, quindi va bene. Ok, vieni qua. Porco il. Lo zio di chi ha fatto la cornicetta sulla copertina di questo gioco. Accidenti a lui. Grazie per aver seguito questo video, grazie per avermi tenuto compagnia e come sempre ci vediamo alla prossima volta. Ciao ciao!